la prima alluvione c'era solo una crepa, con la seconda invece la strada è sprofondata giù. E ha trascinato giù anche quegli alberi là che erano qui. Fa impressione perché appunto sembra una bomba, c'è una voragine enorme e dopo la prima alluvione qui era integro, quindi questo è arrivato, questo problema è nato solo con la seconda. C'è un pezzo di montagna che è venuto giù. Sì, un pezzo di montagna che è venuto giù, si è posata lì con tanti suoi alberi, se non si interviene questi alberi faranno le radici qui sulla strada, però insomma l'idea è di riaprirla, di poterla togliere e arrivare nel punto in cui invece la strada non c'è più. Qui se non altro la strada c'è, è sotto, quindi basta toglierlo. Adesso ci passiamo sopra. Il fango, quando sono passato dopo qualche giorno, mi arrivava qui. Al ginocchio? Sì, quasi al ginocchio. Temevo di non riuscire a uscirne, poi fortunatamente, grazie anche a un bastone, insomma, ce l'ho fatta. Adesso invece è tutto asciutto e possiamo passare tranquillamente. Ecco. Io sono praticamente qualche metro più in basso però del luogo dove c'era la strada. La strada era a questo livello qua, la strada non c'è più e la strada era a quel livello là, dove c'è quel cespuglio. Però questo è il punto più difficile da ricostruire secondo me. Adesso proviamo ad andare di là, passiamo di qua. Qui è ancora bagnato. Qui dovremo salire. Ti do una mano. Ecco, questo è il livello della strada. Stanno già crescendo alberelli. E adesso comincia una parte della strada cementata, qui è rimasta inalterata, c'è solo da fare un piccolo intervento qui per allargarsi, ma per il resto questa parte qui è rimasta integra. Ecco, la parte cementata continua. Questa parte cementata è stata ottenuta tramite dei contributi dell'Unione Europea in forma consorziale. È stato possibile crearla 15 anni fa. È rimasta praticamente integra, inalterata. Non ha cambiato né la pendenza né l'inclinazione. Il problema è sotto. È rimasto lo spessore della strada, ma sotto è completamente vuoto, cioè praticamente
la prima e la seconda alluvione hanno portato via tutta la terra che è sotto e di conseguenza è come se fosse un ponte. Chiaramente passare qui sopra con un'automobile, insomma, sembra un ponte, sì, fa impressione, non è mai stata così, era pieno di alberi qui, quell'albero lì grandissimo era qui, era proprio sul bordo della strada e adesso 10 metri più a destra, completamente secco. Questa non ce l'avevo e dopo la prima alluvione è peggiorata, non c'era proprio. Quindi si è creata una spaccatura tra quel livello e questo dove siamo adesso. Laggiù, mi rendi conto laggiù. Così tanto. E qui la strada proprio è andata giù, qui è più bassa rispetto alla quota in cui doveva essere, che è quella del pezzo che è rimasto. Vedi che roba, qui è andato giù tutto, è andato giù tutto per una lunghezza di un'ottantina di metri, e la strada rimane lassù, ma qui non c'è più passaggio e anche qui se si vuole riaprire occorrerà sbancare tutta questa parte qui, a sinistra lato monte, tagliare tutti questi alberi qui. E qui è andata giù di 7-8 metri, adesso vediamo dove è la strada, dove c'è il ciottolato.